Stavolta siamo stati più furbi perché abbiamo detto facciamo il video prima. Esatto. Così esatto. La gente può prendere spunto per i propri regali, esatto, guardando in descrizione. Però non guardateci ora che vi spoilerate, esatto, tutto. Non fatevi lo spoiler. Beh, io conosco una persona che si fa i regali una settimana prima di Natale. Da solo? Da solo. Ma sei tu. Cioè se li autofa? Nelson. Quella persona non esiste. Salotto. Cioè te lo sei inventato, non ho capito. Vabbè. Riverenze a tutta la valle spaziale. Ciao ragazzi. Tra poco è Natale. Tra poco è Natale. Però posso dire che sono mega in hype per questo, salotto. Però per questo salotto per i regali, perché a te piace ricevere regali. Allora mi piace ricevere regali, ma spero realmente che vi siate impegnati nel fare il regalo. Cioè che non sia stato un regalo. Anch'io te l'ho fatto io il regalo. Veramente. No, sì. Bravo. Ognuno di noi ha fatto un regalo a un altro di noi e le combinazioni sono state scelte da voi nel canale Telegram. Uno alla volta andremo ad aprire i regali che ci siamo vicendevolmente fatti. Chi l'ha fatto a Frank? Scusami. C'è una storia di fantasia. Perfetto, vai, di la tua. Avete mai sbocciato una patata? Sì, sì. Beh, vorrei iniziare a farlo io il regalo perché penso che sia una cosa che deve essere portata avanti. Dai, non puoi parlare normale, non hai ancora detto una parola. Ah, ok, è uno di quei regali che poi rimarrà nel corso del video. Va bene, c'è un regalo divertente. A chi hai fatto il regalo? A chi l'ho fatto io? L'ho fatto a te, amico. Io lo so. Precisiamo una cosa: tutti i regali che vedrete in questo video sono linkati qua sotto. L'abbiamo già detto. Si è addormentato. Ripetiamo un'altra cosa. Avete mai sbucciato le patate? Va bene, sì, perfetto. Alla grande. Ecco, altra cosa importante, mi ha speso poco perché è il pensiero che conta. Altra premessa: il regalo che ricevi poi lo devi usare durante il salotto. Sì, non è che ti puoi. Esattamente. Okay. Premessa per il regalo. È un periodo della vita di Nelson in cui non riesce tanto a controllarsi un aspetto della sua vita. Adesso rimango molto vago. Per un'analisi sono esatto, quindi un problema col cibo, per cui non solo ce ne sono questo tanti problema problemi. Col cibo mi ha ricordato una sua fase della vita, anche se non l'ho vissuta, come dire, con cognizione, però mi ha ricordato fase della sua vita. Quindi ho detto sarebbe perfetto questo regalo per lui. Ok, basta, finito. Ma è figo che ci sia tutta questa filosofia. Wow, vai, però attendo che pesa un botto. Però ragazzi, quindi... è un bel messaggio. Non fate i regali privi di contenuto. Regalate dei messaggi prima del regalo materiale, dovete regalare un regalo emotivo. Guardalo. Cos'è Nelson? Non ha senso. Sì, adesso un costume da bebè con un mega biberon. Allora Nelson sta vivendo un momento della sua vita in cui è ingordo. E quindi quando cosa fa un bambino? Un bebè cos'è che fa? Si limita semplicemente a poppare, a mangiare, non se fa posso altro. Se io veramente dovessi riassumere Nelson con una descrizione direi un essere umano che mangia e caga. Secondo me quello si è si limita a quelle funzioni vitali lì. Direi che a questo punto Nelson va a cambiarsi e tra pochissimo tornerà tra qui, 3, 2 nel salotto. Uno. Ma hai fatto che penso? È comodo, hai fatto da dire. Che comodo. Ma che cucciolo, vieni qua. Ma lo bel bimbo. Mi tiene anche i piedi. Lo potrei usare come pigiama a casa. Alla fine per l'inverno è perfetto. È un pile. Non mi sporco col bavaglino. Oppure la testa calda. Però ti giuro, è la rappresentazione perfetta. Non posso coccolarti. No, ma questo. Questo è proprio così. Il pizzo? Devi poppare. Bisogna tenerti i capelli dentro. Poppa. Che schifo. Ma tu fai schifo, ma guardati te. Ma perché non possiamo fare tutti i video di spese balle investiti così? Poppa. Dai, passiamo al prossimo regalo. Bravo Cesare. Però l'hai già rotto. Dai, complimenti a Cesare. Bravo. Non ho quasi mai visto. Per me. E chi te l'ha fatto? Grazie. Allora, l'ultima volta ho regalato il 7 per diventare Harry Potter. Ve siete invertiti. Sì, quindi io spero che comunque mi abbia fatto un regalo sentito come te l'ho fatto io. Esatto, però una premessa secondo me la devi fare. E ti dico perché. Io la faccio mentre sbusta. No. Ha fatto girati. Fammi controllare. Nelson. No! Mi ha fatto ricurgitino! Che schifo! Picchi un bebè! Giusto,
un'altra premessa. Tu mi hai sempre detto che assomigli a... Com'è che si chiama quello che assomigli? Jason Momoa. Jason Momoa. Cosa hai fatto? Però non solo Jason Momoa. Capitano America. No, no, beh, adesso Ragnar. Io sono Ragnar. Oddio. Io ti voglio un po' rendere queste persone. Ti vuoi più vichingo. Ti voglio un pochino più vichingo. Questa è palesemente una fantasia sessuale. No, sì, almeno guardiamo. Ti rendo più vichingo. Guardiamo se è diventato un... Regaliamo costumi agli altri. Ammetto di aver esplorato il budget. No, il regalo, ma ho pensato che ne valeva la pena. Nick, ma non c'è la spada, però. No, aspetta, ce l'abbiamo. Ma mi sembra il culo. No. No. Allora, ragazzi, tra pochissimo tonno qui nel salotto col suo nuovo costume. 3, 2, 1. Ma è bellissimo. Posso dire che sembra un personaggio del fantasma. Sei un vichingo. Sto andando questo. Ma è bellissimo. Ma sei i polpacci. No, ma è bellissimo. È strabello. Se posso dire, io lo volevo un po' più. Beh, adesso tiriamo un po'. Ci siamo in video. Sarebbe meglio. Vabbè, veramente potresti essere tipo in quei film. Sei perfetto. Anche secondo me. Ma ti si vede, scusate, facciamo un attimo un confronto mentale fra però, Tonno e Ragnar. Sì, vabbè, ma Ragnar era vestito anche da figo. Cioè, non, io penso che queste corrine qua non è che rendono. Sì, uno di quei costumi tipo di Xena, Young Hercules. Quelli bruttissimi. No, sono l'aiutante di Xena. Perfetto. Vabbè, due regali su due, due costumi su due. Pescano un altro, Frank. Pesco tutti e due. Quello per Nicolas. Che carino. No, allora, qua c'è stato un motivo. Poi credo di averglielo anche scritto nel biglietto. L'hai fatto tu. Perché ho fatto un pacchetto regalo. In realtà non mi ricordo se l'ho scritto, quindi lo anticipo. Okay. Il fatto è che tu, Nicolas, la scorsa volta mi hai regalato un Lego. Che è una cosa strabella per me. E quindi ho detto, faccio una cosa che a Nick effettivamente serve, piace. No. E quindi è legata a lui. Cioè, è proprio lui. Unisce tutto Nicolas. Tutto Nicolas. Ma tu cioè, hai trovato il regalo universale per Nicolas. Ho cercato un sacco, è figo. E ti stupera Nick. Anzi, se sei bravo, anzi, come me lo prometti, lo userai spesso. Ok. Cioè, bacia giuro, l'anello. Lo giuro. Bacio, bacio. Beh, che regalo. Bello, perché ti regalo anche messaggini. Tanto costava di più. Ma c'è pure il bigliettino per sì, lui. Ma forse non mi ricordo esattamente cosa ho scritto. Sì, c'è un messaggio lungo. C'è un po' Nicolas con l'H. Sì, ma apposta. Ciao Nicolas, la volta scorsa sei stato molto gentile con me e mi hai regalato un Lego. Io quindi ricambio il favore facendoti un regalo che sicuramente non hai, ma che altrettanto sicuramente potrai usare. Ma siamo di brutto. No, una macchina fotografica per bambini. Bambini. Ma funziona davvero? Cioè, in 4K. Ma cosa stai dicendo? 4K? Sembra fatta di Lego poi. No, ma è bellissimo. Sembra fatta di Lego. Però che lui è saltato, cioè quello è il problema. Ma in che senso? Cioè, magari fate delle foto fighe. Fa le foto a 3 megapixel. Fa macchina fotografica designata per bambini. Digitale? Sì, è una macchina fotografica vera. Ma facciamo vedere, Nick. Ma è fatta di Pongo? Ci fa cosa? Facciamo una foto con questa macchina fotografica e la mettiamo su Instagram. Questa Nick devi usare sempre. Sì, ma questo è super tascato. Però sai, Nick, che se avessi al collo quella io ti prenderei più sul serio. Tu c'è anche una micro SD, ma certo. No, metti la carta e metti la carta. L'ha già perso. Sugli adesivi dentro. Sugli adesivi con gli orsi. Posso fare 136 foto. 136? Usare bene, usare bene. Adesso ve ne faccio una. Vai. Ve la faccio voi, ve la faccio voi. Stai fotografando. Perché non fai sempre? No, sono gli sticker. Puoi mettere la bocca, le corna, le due. Ve ne faccio una, ve ne faccio una. Ma raga, faccio meglio che io. Stai, falla con un voletto. Facciamo la foto. È venuta? Ma è stupendo! Vuoi vedere? Sì. È una cosa assurda! Questa foto ve la mettiamo in montaggio. Ah, mettiamo su Instagram. Ah, mettiamo su Instagram, è strabella! Ma che figa! Ma raga! È bellissima! È stupenda! Ma perché con gli ospiti non le facciamo tutte così? Ma ragazzi, è una cosa bellissima! No, bravo, Frank! Bravo, così non ci sbagliamo sopra! Comunque, se posso dire, finalmente abbiamo fatto un salto di qualità con le foto. Magari, finalmente fate le belle foto. Andiamo avanti! Vai! Andiamo avanti! Che schifo, ma continua a ruotare la pappa di apertura. Dai, vai di Cesare! Pesca a casa. Da parte di chi è? Da parte mia. Ce l'ho. Allora, diciamo che l'ho visto. Eh? Ho detto, è lui. Sia nella vita, sia rappresenta qualcosa che comunque lui ama molto. Delle tette? Okay. Una cacca? Una cacca. Io ho detto una girafina. Questo regalo ho scoperto un mondo. Hai scoperto un mondo. Nicolas, che dolce che è. Sta attaccando gli adesivi. Sì, ma lo fai dopo. Vado. Vai, Cesare. Vai, vai. Sarà costruttivo anche il regalo di Cesare? O sarà un costume?
È quasi offeso, sembra. No, dai, no, secondo dai. Che cos'è? È della merda. È la speed pool. No! Ragazzi, è la speed pool. È una cacca radiocomandata. È una cacca radiocomandata. E addirittura, aspetta, leggi bene perché emette i suoni. Di cacca? Tipo scoregge? Sì. Drives, spins and farts. Perfetto. Cioè, la persona che ha inventato la cacca radiocomandata. Che un giorno ha detto, radiocomando una cacca. No, pare che è bellissima. Guarda che figa. Questa sarebbe figa farla passare anche sul tavolo di Space Valley a volte. Cioè, se proprio il pulsante scoreggia. Vai, metti le pile, metti le pile che la facciamo andare qua. Devo mettere le pile. Dai, metti le pile. No, vecchio, ci vuole la pila quella piccola. Tonno, non avevi pensato a questo. Cos'è sta pila? Ma che cosa vuol dire? È quella da macchina fotografica? Ma è un cosino. Fammi vedere. È il cosino più mini della storia. Non posso usare la mia cacca. Questo è un grande messaggio, ragazzi. Regalate sempre anche le pile. Sì, sì. Vabbè. Bisogna dare un. Vabbè, dai, hai deluso. Ho rovinato tutto. Tira fuori quello per Dario. Allora, Dario, te l'ho fatto io. L'altra volta me l'hai fatto tu. Sì. Diciamo che ti ho ricambiato con la stessa moneta. Ah, così. La confezione me la ricordo. Ti aveva regalato il cappello sardine. Ho scritto sardine. Io lo uso. Se posso dire, è uno dei cappelli più belli che hai. Ma lo voglio. Devo sapere qualcosa sulle scritte. No, credi sia sardina anche questo. Non riuscire mai. Ma c'è scritto Dari. È una tua passione. Gamberetti. È la tua passione lì. È arrogante questo. Sembra una roba trap. Ragazzi, questo sembra una marca di gomme. Sembra uno spacciatore. Ma pensa chi ha dovuto cucire questa cosa. Che ha dovuto cucire gamberetti. Ma poi questo aveva sbancato l'anno scorso. L'aveva preso in modo leggero. Però un attimo adesso. Mi spiace ritornare. Anche video. Ah, il face detection. Ma infatti è il bilanciamento del bianco automatico. Ha due bilanciamenti del bianco. È a caldo e freddo e basta. Sì, e basta. Cioè fai video. No. Manca ancora il regalo di Frank. Dammi. Bex, guarda, puoi fare il video. Puoi fare i video. Sto filmando. Veramente. Già, è stabilizzata un po' male, però sto filmando. Facciamo dei chat così dopo usiamo questo pezzo al posto del salotto normale. Siamo un po' impegnativo. Al limite lo mettiamo nelle storie con te che applaudi a caso. Wow. Passamela. Perché è figo. Perché no, ma perché a questo punto puoi far così. Ed è fighissimo. Parte registra. Poi vola. Lancia. Passa, passa. Bomba. Vabbè, che dovete... Ah, devo inquadrare. Scusate. Bello. Era una degli UP. Va bene. Ciao. Basta. A posto. Ultimo regalo di Frank. È la mia. Fatto da me. Questa è una cosa che secondo me a Frank serve. Se dico troppo, spoilerò. Però. L'elisir della giovinezza. Serve. Cioè, l'ho scelto con Quindi cura. È un regalo utile. Un bastone da passeggio. No, perché l'ho visto molto coinvolto da una cosa. Un pacchetto di vaniglia. Secondo me era giusto evolvere. Oh mio Dio. Non è vero. No, non è vero. Ragazzi, è l'Albus. Allora, c'era anche un biglietto scritto. Ma perché a Frank? Dai, la faccio vedere. È l'unico che prende regali decenti, Frank. È la fine. C'è scritto? È tempo di una nuova bacchetta. Bello. Frank, ragazzi, voi magari non lo sapete, ma gira sempre con una bacchetta di legno fatta da una fan e fa le magie. Si chiama Carol. Nelson, un po' di salutiamola. Tu rispetto, Carol, la tua bacchetta bellissima, ma è il momento che Frank faccia il passaggio di livello. Ma è bello. Ma poi ha tutte le incisioni. Questa è la regalo per Frank più adatto. Cioè, Frank è l'unico che becca regali giusti. Beh. Io sono l'unico che ho un regalo. No, anche tu regalo di il mio non funziona. Cioè, vabbè, facciamo un altro di questi salotti tra qualche mese. Dai, sì, a caso. Sì, di Pasqua. Sì, facciamo i regali di Pasqua. Che abbiamo fatto le uova. Se no, facciamo di nuovo le uova. Le uova, sì, ma se no, ogni compleanno di ciascuno di noi si fa tutti un regalo a lui. E ci può stare. Facciamoci anche, non so, il regalo della domenica. Il problema è che ogni settimana facciamo un salotto così. Va bene. Senza pubblicarlo. Per voi. Vi piace questa idea? Se sì, non ditecelo. Tanto noi facciamo quello che ci pare. Beh, esatto. Perché è il nostro canale e noi facciamo quello che ci pare. Ebbene sì, facciamo fare la chiusura a Tonno e Nelson da soli qui davanti, un pochino abbracciati, per favore. Certo. Cioè, me ne sto già andando. Mi piacerebbe a me vederlo molto bene. Come vuoi soddisfare queste cose? Ah! È un maschio. Arrivederci.